Vi siete mai chiesti com'era internet 10 anni fa? Oggi lo andremo a scoprire e lo faremo utilizzando questo sito chiamato 10 Years Ago, che no, non è sponsorizzato, ma comunque. Sigla! Comunque, siccome è la prima volta che vedo sto sito, ogni mia reazione vi assicuro che sarà vera. E tra l'altro, guarda, c'è un po' di roba da vedere, effettivamente. Ah, interessante. Tutti i dati sono stati dati grazie all'archivio di internet, che nel caso molti di voi non sappiano cos'è, essenzialmente c'è questo sito che contiene in sé tantissime cose che gli utenti carichino per fare in modo che l'internet continua a esistere nei secoli dei secoli. Questo per una cosa chiamata Linkrot, che dopo tanti anni che una certa pagina continua a esistere, diciamo che o decade o comunque si corrompe il link a meno che non venga curato. Ed è esattamente quello che fa l'archivio di internet. Come potete vedere, appunto, potete anche caricare file, loggare, accedere, vabbè, la solita roba. E c'avete una serie di roba da cui potete scegliere. Per esempio, se scrivo Undertale Soundtrack, dovrebbe trovarmi effettivamente le soundtrack di Undertale. Eccola qua, perfetto, questa qua. Comunque, tornando al sito, direi di iniziare ad accedere ad alcuni di questi. Il più interessante direi che sarebbe YouTube. Ah, wow, interessante. Soprattutto interessante il fatto che la mia connessione internet fa tanto schifo da sembrare nel 2013. Quindi, wow, ci abbiamo. Non abbiamo ancora le iscrizioni o sbaglio? Channels for you, browse channels. Ah, esatto, qua le iscrizioni. Incredibile, veramente incredibile. Andiamo a vedere, per dire, era un video. Oh no, mi sa che mi ha riportato nell'interfaccia attuale. Eh sì, mi ha riportato nell'interfaccia attuale, quindi ci si può fare poco. Guarderei secondo Reddit perché effettivamente. Oh, io Reddit lo uso spesso, non da PC, ma da cellulare. Ora capisco perché non lo uso da PC. Mamma mia, quanto era terribile. The best typo. Ah, se lo apro probabilmente mi riporta link di Reddit. Ah, è vero, si usava ancora ImageGuru. Era un sito in cui potevate caricare le immagini, perché Reddit era ancora più dipendente da altri siti di quanto lo fosse YouTube. Disco can. Discount. Ale, puoi mettere per favore la traduzione sotto qua di cosa veramente vuole dire quella parola? Ah, bello, alcuni di questi sono senza immagine, oppure sono solo argomenti. Che è interessante, o comunque, effettivamente, faccio tipo. Non è? No, mi riporta su Reddit. Che palle. Non ho visto effettivamente Amazon. Com'era 10 anni fa? Ah, ho sbagliato. È rotto. Wow. C'era già Prime. Terribile. Oh, non mi sta caricando la pagina. Ma è tipo rotta. Ehi. È rotta. Videogiochi. Go. Ah, nice. Manco funziona. Perfetto. Mancava solo questo, raga. Vabbè, vediamo com'era 10 anni fa. Ah, era quel sito. Ok. Era tipo Blockbuster. Tutto qua. Faccio tipo così. Mi riporta nel vero sito. Mi riporta nel vero sito. Che comunque è interessante vedere perché non ho mai visto questo sito. Quindi ok. Ah, belle le pubblicità in base a dove ti trovi. In questo caso in Italia. Questo film per me non esiste. Ehi, molto divertente. IGN aveva un sito. Cioè, sì, però. Non lo sapevo. Welcome to the US Petabox. Cosa vuol dire? Perché mi ha salvato sta roba? Che? Non so, avevo tirato a caso. Ah, è l'archivio di internet praticamente. No? Sono un pochetto confuso, ma ok. Poi Steam. Steam l'ho aperto tipo una volta nella mia vita e basta perché non ci faccio acquisti. Ora dà un po' di nostalgia perché effettivamente so com'era tempo fa e. Wow! C'era questo counter.
Madonna, Madonna, sei vecchio. Io ho il Greenlight. Cos'è? Sono tipo i Nintendo Selected per Steam. The Wonders of Street View. Cosa cazzo è? Oh no, è fottutamente rotto. Ma esattamente perché c'è Google View? Andiamo in un altro posto. Rangari Island. Camel View. Oklahoma City. Ah, questo vabbè, non so dove c'è. Los Angeles. Giant Binocular. Cazzo. Che cazzo ha progettato sto edificio? È una merda. Esattamente, cosa cazzo facevano negli anni 80? Ah, sì, Albania. Mi pare completamente corretto, no? Raga. Questo è bellissimo, ma what? Banchawing. Nairobi Country. Cazzo. Una volta. Ma ci riporta sempre ai soliti. Cheat Cave. Non ti puoi neanche muovere o so. No, che ti puoi muovere, ma devi proprio. Trascinare, è terribile. Torniamo indietro. Ho sbagliato sito. Ah, il The Password Game, quello che odiano tutti, perfetto. È in questi momenti in cui tu capisci che devi smetterla con internet. È semplicemente chiudere.